Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo primissimo video dopo quello di presentazione che lo trovate appunto nel mio canale prima di questo. Il tema principale di questo video, visto che per me è domenica, ma la pubblicherò un altro giorno durante la settimana e voi non so appunto neanche quando lo vedrete, comunque il tema principale è il mio sgarro, visto che oggi è domenica, sarà lo sgarro domenicale. So che essendo un canale di fitness lo sgarro non è proprio il tema ideale da affrontare nel primissimo video, però appunto ripeto che per me è domenica e come è mia consueta abitudine devo assolutamente sgarrare. Ovviamente non sarà un video dedicato esclusivamente allo sgarro, ma sarà anche una specie di viaggio per negozi all'insegna un po' dello shopping, ma soprattutto, visto che ci sono i saldi, ma soprattutto alla ricerca di alcuni indumenti funzionali all'attività sportiva, che ovviamente è un elemento fondamentale per chi pratica sport, per chi pratica qualsiasi sport. Poi appunto nel caso mio del bodybuilding, alcuni indumenti sono molto importanti, come per esempio le scarpe sportive. In quanto nel caso appunto della calzatura, un determinato tipo di scarpa dà una certa stabilità, una certa sicurezza al corpo, per magari prevenire eventuali infortuni. Quindi mi raccomando, compratevi delle scarpe comode. Ora però basta, vi sto annoiando abbastanza, bando alle ciance e andiamo a mangiarci e a farci questo sgarro domenicale. Bombe idee! Come avete notato nelle clip precedenti, sono a Scalo Milano e il ristorante scelto sarà Roadhouse. Vediamo nelle prossime clip cosa propone il menù. L'ordinazione è stata molto semplice, in quanto la domenica c'è un'offerta speciale che comprende un all you can eat sulle BBQ ribs. Quindi abbiamo ordinato BBQ ribs a valanghe, quindi finirà una e ne arriverà subito un'altra. Avevo dato solo quello come contorno delle patatine fritte e come, diciamo, appetizer dei piccoli polli fritti, chicken tenders, giusto per staccare anche un po' il sapore, visto che la BBQ ribs ha una salsa, diciamo, a mio personale gusto un po' forte, quindi per staccare un po' il sapore dei chicken tenders come contorno mi sembrano veramente l'ideale, quindi check. Naturalmente, per tenerci sempre in linea, Coca Zero. Il primo giro è arrivato, andiamo con il primo giro, vedremo poi il secondo, il terzo, eccetera eccetera. Ovviamente sono arrivati anche i miei chicken tenders, che sono questi. Andiamo col primo giro. Primo giro è finito, pancia super piena, tenders finiti, BBQ ribs finito, ora si va col secondo giro. Anche il secondo giro è finito, pieno e morto stecchito. Saranno state almeno 3.000, 4.000 calorie, non lo so, ma tra 2 ore ci sarà lo spuntino. Dopo questa super mangiata a Roadhouse, devo dire che mi ha soddisfatto un sacco, ci sta una camminata a Scalo Milano per smaltire un po'. Siamo al negozio dell'Adidas, andiamo alla ricerca di qualche saldo interessante. Abbiamo trovato molto interessante questo modello di scarpa, Energy Boost. L'Energy Boost è una tecnologia di ammortizzazione, comunque sono in saldo. Costano, a prezzo originale costano 150 euro. Queste qui gialle scontate sono 100 euro, ma su quelle nere è incredibile, il colore nero è ulteriormente scontato del 50% e costano 50 euro. Quindi direi che acquisto fatto. 54,90. Acquisto all'Adidas fatto. Acquisto ok. Ora entriamo al negozio della Nike. Vediamo se anche qui ci sarà qualche saldo interessante e ulteriori acquisti.
Allora, sono qui alla Nike e ancora non riesco a capire come possono esistere certi modelli di scarpa, tipo questi, che è tipo, non so se si vede, ma è un semi-mocassino misto a scarpa sportiva, perché comunque la Nike fa cose sportive, ed è un semi-mocassino perché tipo queste cuciture, queste robe qua, questo motivo un po' strano, vabbè, e costano la bellezza di 51 euro e cambia pure a seconda del colore, cioè è incredibile, vabbè. Non ho parole da queste cose, vabbè. Quindi in breve, recensione totalmente negativa a queste scarpe Nike. Niente, si esce dal negozio della Nike un po' delusi. Prezzi un po' troppo altini per la qualità. Vabbè, niente. Niente acquisti alla Nike. Ci accontentiamo di quelli dell'anno. Terzo negozio da visitare, ovviamente, Converse. Entriamo un po', vediamo un po' cosa c'è. Negozio un po' deludente, piccolino, prezzi modesti, ma i modelli sono un po' particolari, quindi così come siamo entrati siamo usciti. Il pranzo domenicale a Scalo Milano a Roadhouse è finito, così come la passeggiata dedicata allo smaltimento dei grassi e delle calorie. Ora si va a casa, piccolo sonnellino, e poi dritti in palestra ad allenarci.